Ciao a tutti e benvenuti a questo studio che stiamo facendo sull'Apocalisse. Perché? Perché è un libro veramente importante, anche se è fortemente simbolico, non è scritto neanche in senso totalmente cronologico, ed è frutto di una visione di San Giovanni Apostolo sull'isola di Patmos. Ma tutto questo può riguardarci personalmente. Un cristiano deve conoscere tutto, non solo le parti semplici, chiari, profonde, le parole di Gesù del Vangelo, il senso più stretto, se vogliamo, la salvezza, ma anche tutto ciò che lui ha voluto farci sapere. Nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, appunto, Gesù vuole che noi sappiamo e accogliamo nel nostro cuore, anche senza capire fino in fondo con la nostra ragione il senso di certe parole, vuole che lo accogliamo affinché siamo pronti a ciò che è il senso finale delle scritture, cioè la parusia, il ritorno di Cristo. Lui non ci vuole come spettatori di qualcosa che arriverà chissà quando, ma come protagonisti pronti per l'avanzamento del regno dei cieli quando i tempi saranno difficili. E già adesso vediamo che i tempi non sono affatto facili. Abbiamo visto che in tutta l'introduzione di questa rivelazione di Gesù a San Giovanni, lui si è presentato Cristo a San Giovanni e gli ha lasciato un messaggio per le sette chiese, ma poi cambia. Giovanni ha una nuova visione e si trova in cielo. Leggiamo un pochino insieme che cosa succede. Dopo di ciò ebbi una visione, una porta era aperta nel cielo e la voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. E qui Giovanni viene rapito in cielo, dove si trova praticamente davanti a questo trono nel cielo, gloriosissimo, dove c'è questo essere. E dice che un arcobaleno simile allo smeraldo avvolgeva il trono. Poi vi erano 24 seggi, sui seggi stavano 24 vegliardi avvolti in candide vesti, con coppe d'oro. E dal trono uscivano lampi, voci, suono. E c'è un uomo seduto, come un figlio d'uomo seduto sul trono. Questo non è Gesù, questo è Dio, Dio Padre, che tiene nella mano destra un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, capitolo 5. Intorno a questo trono ci sono quattro creature, uno dall'aspetto simile al leone, uno il vitello, uno all'aspetto d'uomo e uno all'aspetto simile a un'aquila. E ognuno aveva sei ali ed erano costellati di occhi. Ci sono queste quattro strane creature che continuano a ripetere continuamente: Santo, Santo, Santo il Signore, l'Onnipotente, Dio, colui che era, che è e che viene. E rendevano gloria, onore e grazie a colui che è seduto sul trono e vive nei secoli dei secoli. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. E questa lode che noi cantiamo anche in chiesa, messa, prima della comunione, per esempio, santo, è il canto di queste quattro creature che molti vedono come anche una raffigurazione dei quattro evangelisti, no? Matteo, Marco, Luca e Giovanni, quindi la rivelazione del Vangelo che lode e glorifica il nome di Dio in eterno. E questo e Dio, Dio Padre, ha in mano questo rotolo e non si trova però nessuno, nessuno né in cielo né sulla terra né sottoterra che sia degno di aprire questo rotolo con ciò che vi è scritto dentro. E allora dice che Giovanni piangeva perché appunto nessuno poteva farlo, è come se tu hai bisogno della rivelazione della verità, ma nessuno è in grado di portarla. E Dio è lì che dice: chi sarà degno? Fino a quando però uno dei vigliardi disse: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, lui aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Questa pergamena è chiusa da sette sigilli, è tutto molto simbolico. Ma chi è questo germoglio? È Cristo. Gesù Cristo è l'unico che può permettere alla verità di manifestarsi. Lui stesso è la verità, è quel rotolo coi sette sigilli. Poi ritto in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi, io vidi come un agnello, come se fosse immolato Cristo.
aveva sette corna e sette occhi, simboli dei sette spiriti di Dio mandato sulla terra. Sette, ancora il numero sette, la perfezione di Dio. E l'agnello giunse, prese il libro dalla mano destra di colui che era seduto sul trono, suo padre, Dio nostro. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi, i 24 vegliardi, si prostrarono davanti all'agnello. Io non so ancora le persone che pensano che Gesù sia Dio stesso. Avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, cantavano: tu sei degno, qui ci sono delle bellissime poesie bibliche, poesie, inni, canti che pensate che Giovanni ci riporta dal cielo. E cosa succede? L'agnello inizia a rompere i sette sigilli. Ecco che Gesù, l'unico degno, romperà questi sigilli. E dice così: il primo che sciolse dei sette sigilli. Allora, questi sette sigilli probabilmente sono quei famosi sigilli fatti di cera che chiudevano le pergamene e erano, come dire, un simbolo che nessun altro l'aveva letto, che erano sigillati dall'autorità massima, l'imperatore, il re, quello che era. E quindi si parla di qualcosa che viene rotto, che non è mai successo prima e che inizia a manifestarsi. E dice: una voce disse: vieni. Ed ecco, apparve un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona, ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Questo primo cavallo bianco, qui stiamo parlando dei famosi quattro cavalieri dell'Apocalisse. I primi quattro sigilli sono i famosi quattro cavalieri dell'Apocalisse. Vanno capiti, interpretati. Ma sembra che questo primo cavallo bianco vittorioso che può vincere sulla terra sia Cristo stesso, la venuta di Cristo, del Vangelo che si diffonde sulla terra e vince le tenebre della morte. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, uscì un secondo essere che gridava: vieni, ed era un cavallo rosso fuoco, e colui che lo cavalcava aveva il potere di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnato grande spada, la guerra. I biblisti più importanti vedono in questo la guerra. Questo sarà uno dei grandi segni degli ultimi tempi. Quindi, sì, il Vangelo che avanza, il Vangelo che porta alla vittoria di Dio nel mondo, che apre le porte del paradiso, ma anche la guerra, il cavallo rosso. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, uscì un terzo essere vivente che gridava: vieni. Ed ecco, apparve un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì gridare una voce che diceva: una misura di grano per un denaro, e tre misure d'orzo per un denaro. Olio e vino non siano sprecati. Crisi economica. Qui parla di un fatto che si scatena, che è questa: una misura di grano per un denaro non è la stessa proporzione di una misura d'orzo, di tre misure d'orzo per un denaro. È sconveniente. Qui fa un esempio di come l'economia collasserà. Ciò che prima valeva tantissimo, poi non vale più niente. Il cibo viene a costare tantissimo. Crisi economica. Ecco un altro grande segno: dopo Cristo, il Vangelo che avanza sulla terra, le guerre che si scatenano in maniera straordinaria, la crisi economica profonda, che mette fame e bisogni anche essenziali. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, ecco la voce che diceva: vieni. Ed ecco, apparve un cavallo verdastro, colui che la cavalcava si chiamava Morte, e gli venne dietro l'inferno, e fu dato potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con spada, fame, peste e fiere della terra. Questa è la morte per pestilenze, per violenza, per ogni sorta di calamità che porta la morte sulla terra. Ecco un altro grande segno che stanno avvenendo. So che molti di voi stanno pensando alle pandemie, a tutto questo, alla crisi economica. Ecco, bisogna iniziare a leggere le cose, essere pronti in questo senso. Quattro cavalieri dell'Apocalisse, quattro sigilli, ne mancano ancora tre. E avvengono altre tre cose diverse. L'agnello aprì il quinto sigillo e vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio, che dicevano: figli
Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra. Allora fu data a ciascuno una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché non fosse completo il numero di coloro compagni di servizio che dovevano essere uccisi come loro. Qui si parla di tutti coloro che sono morti in nome di Gesù, tutti i martiri. Sapete che il cristianesimo oggi è la realtà sociale più perseguitata del mondo. Si parla di 100-105.000 persone che ogni anno vengono uccise a causa di Cristo. Noi non le vediamo perché noi siamo sui nostri divani con Netflix, questi sono i nostri problemi al massimo. Ma ci sono persone che muoiono ogni giorno, muoiono più cristiani adesso che ai tempi biblici del Vangelo iniziale. E questi martiri spargono il loro sangue e gridano vendetta. E Gesù gli dice: abbiate pazienza, quando sarà chiuso questo numero, quando tutti coloro che sono stati chiamati a essere martirizzati per me verseranno il loro sangue, allora arriverà la giustizia di Dio su questo mondo malvagio. Sesto sigillo. Vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come sacco di crine, la luna diventò simile al sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra come quando un fico sbattuto dalla bufera lascia cadere i fichi immaturi. Il cielo si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra, i grandi capitani, i ricchi e potenti, e ogni uomo schiavo libero si nascosero sotto le caverne gridando: cadete sopra di noi, cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno. Qui parla di ciò che avverrà alla fine: sarà costellato da terremoti, fatti atmosferici, geologici così significativi, così palesi, che tutti comprenderanno che qualcosa sta succedendo, che il giorno del giudizio, della giustizia di Dio sta arrivando. E infine il settimo sigillo. Ma prima del settimo sigillo, nel capitolo 7, viene fatta una digressione in cui Giovanni vede che un'enorme quantità di persone, dice 12.000 di ogni tribù di Israele, questi sono numeri che significano la pienezza, 12.000 per 12, anche questi sono numeri ebraici che hanno un forte significato simbolico, rappresentano la pienezza, vengono preservati. Proprio un angelo dice a tutte queste calamità, no, a questi quattro cavalieri dell'Apocalisse, non toccate queste persone. E dice: io ho il sigillo del Dio vivente e lo metterò su tutte queste persone. Queste persone segnate col sigillo saranno risparmiate. Alcuni quindi pensano che i cristiani verranno preservati nel momento più profondo di devastazione della terra. Tendenzialmente noi cattolici pensiamo che saremo preservati dalla caduta, quindi da qualcosa di spirituale, quindi anche se potremmo morire fisicamente, adesso stiamo anche immaginando quello che potrebbe succedere, la nostra anima sarà preservata. Nel mondo protestante invece si crede, un po' secondo alcune parole, passaggi di San Paolo, che ci sarà un rapimento, cioè che Cristo preserverà, proprio porterà via dalla terra, hanno fatto anche dei film su questo, fisicamente i cristiani, e lascerà la terra in mano alle potenze del nemico e al suo giudizio devastante. Quello che però è importante è che noi siamo in questo numero di persone, che noi facciamo parte di queste persone sigillate col segno dell'agnello, e che quindi saremo innanzitutto spiritualmente, ma possibilmente anche corporalmente, preservati da questo momento drammatico come mai c'è stato nella storia. E poi il settimo sigillo. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece un gran silenzio per circa mezz'ora. E qui vengono date sette trombe e si apre in questo settimo sigillo una nuova fase degli ultimi tempi. Ma questo lo vedremo la prossima volta. È tutto molto
forte, immaginare quello che potrà succedere è anche simbolico, ma ricordate, noi dobbiamo essere pronti. Non lasciamo cadere questi segni, queste parole di Cristo così sacre per ognuno di noi, ma chiediamo a Dio di farle entrare dentro di noi affinché si aprano i nostri occhi spirituali. Tutto questo però la vedremo la prossima volta. Io con questo vi saluto, iscrivetevi a questo canale, mettete like, condividete e spero vi piacciono. E vi voglio tanto bene. Che Dio vi strabenedica.